Oggi e domani sono le ultime giornate che dedichiamo a questo ciclo di presentazione del lavoro che abbiamo fatto in questi anni. Abbiamo presentato come prima giornata il portale di fotografia e poi siamo andati avanti ed oggi concludiamo parlando di un libro che è stato pubblicato dal Molino e che è uscito il mese scorso, se non sbaglio, e che chiude un po' un ciclo di riflessioni che abbiamo avviato in istituto in questi anni. Si tratta di un lavoro iniziato per la precisione il 9 luglio del 2019, quando è venuto a trovarci qui in istituto il professor Maurizio Ferraris, filosofo che molti conosceranno, e con il quale abbiamo cominciato una lunga attività di ricerca e di studio che ha coinvolto l'istituto di cui è stato direttore per diversi anni a Torino, l'istituto Labont dell'Università della Facoltà di Filosofia e il Centro per l'Ontologia. E io mi ero molto appassionato alle sue ricerche, capendole non fino in fondo ovviamente sulla teoria delle tracce e tutto quello che l'aveva prodotta. E proprio per questo l'avevo invitato a venire a trovarci, per vedere se da lì potesse nascere qualcosa. In effetti è nata una collaborazione che in questi 5 anni è sempre stata molto viva. Maurizio Ferraris e Tiziana Andina e Davide Dal Sasso ci hanno ospitato a Torino, siamo stati a trovarli, abbiamo raccontato la nostra esperienza, ne abbiamo parlato a lungo. E da quelle riflessioni è nata una collaborazione che appunto ha portato a questo libro. Di questa collaborazione io ovviamente ringrazio moltissimo Maurizio Ferrari, Tiziana Andina e Davide Dal Sasso. Ringrazio Davide per aver curato e aver lavorato moltissimo per la produzione di questo libro e li ringrazio soprattutto per avere perfettamente centrato i temi che ci stavano a cuore, quei temi che in qualche modo costituiscono un po' l'orizzonte dell'attività che abbiamo svolto e che svolgiamo. Dal 2019 in qua molte cose sono cambiate e soprattutto il tentativo è stato quello di scardinare una prassi che in qualche modo aveva imprigionato l'attività dell'ufficio, un'attività di catalogazione che andava avanti in modo piuttosto consueto, senza dare quegli effetti che ci aspettavamo. La riflessione ovviamente è partita dal senso del nostro lavoro, dal tema del nostro lavoro. Ovviamente l'Istituto si occupa di documentazione del patrimonio, lo fa ovviamente creando una descrizione letteraria degli oggetti e una documentazione fotografica che hanno camminato per molto tempo insieme, che poi si sono separati e che adesso fortunatamente ritornano insieme. Si occupa di un oggetto che negli ultimi 100 anni ha cambiato profondamente il proprio statuto. Si parla di beni culturali, la prima legge di tutela del 1902, si è arrivati oggi a parlare di un tema come quello del patrimonio che è stato ampiamente trattato, discusso, presentato nel 1992 da François Choët in un libro in qualche modo fondamentale in cui ci spiega la differenza fra bene culturale e patrimonio. Questo cambiamento, che a prima vista può sembrare poco significativo, è invece fondamentale, perché la prassi sulla quale ci eravamo in qualche modo adagiati prevedeva appunto la collazione, come d'altronde fa anche l'amministrazione nel momento in cui individua beni da tutelare, l'attività di sommare, di affiancare un oggetto all'altro. E da questo punto di vista lo schedario o la lista sono l'emblema principale. Ecco, il catalogo aveva un po' questa tendenza di accumulare un oggetto dietro l'altro, di fare campagne di catalogazione che venivano demandate alle soprintendenze e di accumulare oggetti. Il patrimonio ci propone una visione completamente diversa, ci propone un flusso che è completamente diverso, perché se ci parla di memoria, di tempo, di memoria collettiva, parla di responsabilità e parla di una serie di attori
che comprendono tutti gli aspetti della società, non più soltanto l'amministrazione che in qualche modo individua un oggetto degno di essere ricordato, ma c'è la necessità di una presa di consapevolezza di tutta la società, di tutta la comunità, che è non soltanto un'azione conoscitiva, ma a questo punto diventa anche una responsabilità collettiva. Questo passaggio è un passaggio molto importante, secondo me, che andava in qualche modo rappresentato, anche perché sposta l'attenzione dagli oggetti alle relazioni che gli oggetti hanno tra loro e che in qualche modo instaurano con la società. Quindi non soltanto una serie, un catalogo di oggetti, ma un catalogo di nessi logici e di racconti, di narrazioni che andavano esplicitate e che andavano in qualche modo strutturate. Il passaggio qual è? Lo si vedrà tra poco, non è ancora pronto. Stiamo lavorando con molto attivamente da alcuni anni anche su questo. Il passaggio qual è? È il passaggio dalla lista alla mappa. La mappa rappresenta proprio, vuole rappresentare questo, vuole rappresentare una disposizione di oggetti sul territorio, vuole rappresentare il rapporto degli oggetti con il territorio, degli oggetti tra loro, e soprattutto lo vuole raccontare nel tempo. Le mappe che stiamo costruendo sono interrogabili in diversi modi, possono essere interrogate in modo storico, ma anche ci possiamo trarre quali sono le rappresentazioni che noi abbiamo di quelle mappe. Selezionare su una mappa la data in cui gli oggetti sono stati tutelati ci dice il senso che in quel periodo avevano quegli oggetti, cioè che cosa la legge del 2 considerava come meritevole di essere tutelato. Erano poche migliaia di oggetti che rispetto ai 3 milioni che abbiamo oggi ovviamente ci danno la sensazione di un cambiamento radicale, cambiamento che appunto non è soltanto una questione di numeri, ma è legato al senso che a questi numeri vogliamo dare. Questo tipo di apertura ovviamente alla costruzione di questa mappa e sempre per assecondare questa costruzione del patrimonio e per evitare il flusso univoco Ministero della Cultura Comunità, vogliamo che la raccolta e la implementazione del catalogo sia una implementazione corale, collettiva, e a questa implementazione chiamiamo a collaborare le università, i centri di ricerca, gli specialisti, proprio con la consapevolezza che c'è una visione comunitaria, collettiva, nell'idea di patrimonio. Per questo abbiamo istituito per esempio un portale come Scene da un Patrimonio, in cui chiediamo alle famiglie di pubblicare le proprie fotografie di famiglia che sono state scattate in relazione al patrimonio. E quindi quella visione particolare delle famiglie appunto nei confronti con la storia, con la memoria. Il lavoro è un lavoro molto fine e tra l'altro capillare, e lo abbiamo affidato anche agli artisti che vengono a studiare i nostri archivi e per proporci una ulteriore visione di questo racconto e di questa narrazione che cominciamo a fare. Anche nella scelta dei sistemi tecnologici e della tecnologia che animeranno il catalogo si risponde a questa esigenza di dare alle relazioni un impulso maggiore di quello che diamo agli oggetti. La scelta è stata quella del web semantico e dei link ed open data, e siamo impegnati ormai da più di 5-6 anni nella organizzazione di questo grande knowledge graph delle ontologie dei beni culturali, del patrimonio culturale, che continua e che vengono aggiornate costantemente man mano che appunto la ricerca prosegue. In questo specifico momento siamo impegnati nella costruzione di un nuovo lessico per l'architettura, ed è proprio l'approfondimento delle parole e dei lessici controllati che ci aiutano ad affinare ontologie e knowledge graph. Io mi fermerei qui, però sono molto contento della presenza
di Sabrina Mingarelli, di Tiziana Andina, di Davide Del Sasso e di Anna Maria Lorusso. Credo che questi sono passaggi che noi possiamo conservare, che rimangono nella memoria dell'attività delle CCD, che ci aiutano secondo me molto a lavorare e a fare le scelte così come è stato fino adesso. Sono convinto che uno strumento come il catalogo, domani parlando del tema della transgenerazionalità affronteremo e espliciteremo questo argomento di più, ma il catalogo ci aiuta ad avere, a costruire un importante progetto del passato, perché anche il passato si progetta ovviamente nella costruzione dell'archivio. Noi il nostro archivio non deriva dal deposito obbligatorio di atti, ma si costruisce perché lo vogliamo costruire in un certo modo. In questo siamo molto fortunati. La scelta di che cosa c'è dentro la facciamo noi. E quindi il progetto del passato è veramente condizione essenziale per la costruzione del futuro, e credo che nel saggio di Anna Maria Lorusso questo è esplicitato e chiarito molto, molto bene. Io vi ringrazio ancora, ringrazio voi tutti per la presenza e passo la parola a Davide Del Sasso. Grazie. Grazie, grazie davvero. E la volta precedente in cui ci eravamo visti era, come dire, in fase di lavorazione questo volume, e c'è stato questo incontro nell'autunno del 2023, e in quell'occasione si stavano già guardando quelli che erano dei temi e dei riferimenti, che poi sono quelli che il direttore Carlo Birrozzi ha menzionato ampiamente adesso nella sua introduzione, ma che poi sono diventati cruciali per tutto il lavoro sviluppato con il libro e che ora sono tangibili su carta. Quei temi appunto sono stati affrontati in maniera diversa all'interno di questo libro pubblicato con il Mulino, e mi piacerebbe adesso, in questa piccola parte introduttiva che ho a disposizione per qualche minuto, condividere con voi un po' quali sono i temi che sono stati sviluppati, senza ovviamente entrare in ciascuno e senza sovrappormi agli interventi che ci saranno, poiché sia la professoressa Anna Maria Lorusso sia la professoressa Tiziana Andina sono entrambe autrici del volume, ma in realtà introdurli brevemente per dare un'idea di questa proposta, cioè quello appunto di fare un passo indietro e provare a ragionare sull'archivio in maniera tale da porsi questa domanda, cioè quali sono le condizioni di possibilità per l'archivio. Lo vorrei fare così, cioè proponendo questi due riferimenti che mi sembrano costantemente in primo piano e che in parte anche il direttore Birrozzi ha citato in qualche modo. Da una parte quell'esigenza che abbiamo di riuscire a ottenere la completezza, ossia quel perfezionismo che vedete nel titolo, che non è da fraintendere in termini, come dire, di necessità ossessiva di ottenere la perfezione, ma proprio con l'idea di riuscire ad avere questo esito di completezza, che è una questione umana ancor prima che legata alle dinamiche dell'archivio. E dall'altra un riferimento preziosissimo, imprescindibile, che probabilmente anche chi è stato presente ad altri incontri, ma comunque appunto all'interno del libro continua a ritornare, che è l'organizzazione. Cioè ci organizziamo, dobbiamo cercare di trovare un ordine, di ordinare le cose, come peraltro suggerisce anche il titolo di questa rassegna. Ora, il volume di fatto ha una impostazione di questo tipo, e contiene che cosa? Insieme alla prefazione del direttore Birrozzi, una dozzina di saggi. Gli autori li vedete qui, come già citato appunto il professor Ferraris e molti altri, il professor Paolucci e ancora Massimo Leone, Emanuele Arielli, due artiste, Maria Morganti e Eva Frappiccini, e l'idea sullo sfondo è questa, cioè provare a ragionare in questo modo. Quali sono le condizioni di possibilità per l'archivio? Quello che un po' si è provato a fare è questo, cioè provare a tornare indietro, cioè supponendo di
poter discutere di archivio, ovviamente in modi molto diversi e con quelle che sono delle possibilità di indagine legate a discipline diverse, però appunto risalendo quello che un po' è emerso e quello che un po' ho provato anche così a condividere, cercando di coinvolgere prima con il convegno che c'era stato, che portava lo stesso titolo, prima dell'archivio, poi con il successivo legato anche alle questioni legate al web, ho provato un po' a mettere a fuoco quelle che sono delle dinamiche che riguardano innanzitutto l'organizzazione, che come vedete è qualcosa che sulla base di questo tipo di indagine è rimasto centrale fin dall'inizio. Ma che cosa è voluto dire questo? Ma mettere a fuoco che in fondo quelle che ci sono esigenze e attività umane che sono alla base di tutta questa attività. Cioè il problema dell'archivio guardato ben prima che dal lato dell'attività dell'archivistica, ben prima che dal lato delle attività, come dire, che noi conosciamo più operative e tecniche, dal lato, come dire, della sua condivisione culturale, della sua costituzione. E questo ha permesso, così in maniera anche qui, come dire, ancora in fase originaria, ma poi nel libro questo è stato possibile metterlo a fuoco ulteriormente, un pezzo di questo viene indicato sia nell'introduzione sia anche in altri saggi, di riconoscere quelli che sono i ruoli da una parte del catalogo e dall'altra di quello che appunto siamo più soliti chiamare catalogazione. Ora, qui l'impressione generale di tutto questo è stata quella di potersi muovere a livelli differenziati. I saggi hanno poi permesso di ottenere degli approfondimenti che sono stati davvero molto preziosi, e in direzione del ruolo, per esempio, delle possibilità interpretative, e in direzione del ruolo di quella che è una catalogazione che ha a che fare anche con un problema come quello dell'applicazione dei concetti nelle scienze, in particolare nei concetti in quella che oggi appunto si chiama filosofia della medicina. E ancora andare a vedere come catalogo e catalogazione possano dialogare e a loro volta siano in dialogo con l'archivio rispetto a quelle esigenze umane, organizzative che ci sono anche all'interno delle pratiche artistiche, guardandole per esempio da due lati diversi. Citavo prima le due artiste che hanno partecipato al volume, Maria Morganti e Eva Frappiccini. Loro mettono in primo piano quelle che sono delle esigenze di fatto che continuano a sconfinare tra la dimensione della catalogazione e quella dell'archivio. Dall'altra parte, per esempio negli studi di estetica, negli studi più di stampo teorico, questo tipo di sconfinamento implica che bisogna sempre fare i conti con una indagine sui concetti, sulla possibilità di riuscire a inquadrare che cosa si sta dicendo, dove metto questa pratica, come la posso considerare, che ruolo ha un catalogo anche nel senso, come dire, più elementare che noi conosciamo, cioè il catalogo come insieme di riferimenti che sono raccolti e che ci danno delle informazioni su qualcosa. Allora, tutti questi temi sono un po' stati spiegati in questo modo, no? E qui chiaramente la sintesi è legata un po' al progetto che stiamo sviluppando insieme al direttore Birrozzi, alla collaborazione che ha menzionato, e un po' anche tenendo conto di quegli sviluppi di cui stiamo vedendo, che sono un po' proposti nel libro e che poi verranno a loro volta guardati da prospettive diverse dalle altre relatrici. Il catalogo potrebbe essere inteso insomma come una sorta di condizione preliminare, quella organizzazione preliminare che permette in qualche misura di rifinirsi attraverso la catalogazione, gradi diversi di organizzazione, quindi una organizzazione classificatoria, quella della catalogazione, mentre l'archivio sarebbe a sua volta quel grado di stabilità, quella possibile completezza a cui noi riusciamo ad arrivare, che ci permette di ottenere che cosa? Beh, un determinato esito, ci permette di riuscire a avere le cose come le abbiamo un po' impostate e come volevamo poi ritrovarle per riuscire ad andare avanti nelle nostre indagini. Non stiamo dicendo che con questo l'archivio sigilla tutto, viene strutturato in quel modo, non si modifica più ed è qualcosa di definitivo. No, ma probabilmente risponde a quelle esigenze, a quelle attività che noi abbiamo svolto in precedenza, e un po' la posta in gioco che vuole così affrontare il volume per intero nelle sue diverse direzioni con tutti i contributi è proprio questa, cioè di provare a vedere in che misura è possibile un attimo guardare a questo tipo di impostazione teorica, cioè che rapporto c'è tra questi tre fattori, catalogo, catalogazione, archivio, spiegabili anche in questo modo. Che cosa è emerso?
Ma per esempio che non è possibile ragionare solo in termini teorici, è importantissimo mantenere un rapporto stretto con la pratica. Chi lavora negli ambiti dell'archivistica e della catalogazione sa molto bene che appunto è una questione operativa quella che emerge. Da qui l'idea di strutturare il volume in tre parti, appunto una dedicata all'ontologia, cioè appunto a quella disciplina che in filosofia si occupa di fatto di che cosa esiste, potremmo dire così, che cosa c'è. Dall'altra parte coinvolgere, diciamo, il piano teorico in maniera ancora più diretta, quindi ragionando in quello che si chiama, in un ambito che si chiama appunto epistemologia, cioè l'ambito della conoscenza, che cosa sappiamo a proposito di quello che c'è, e poi guardare appunto a un ambito che conosciamo, è eminentemente pratico. Dire che le arti abbiano anche qualcosa di teorico è plausibile, è coerente, tuttavia molto più spesso le arti sono da noi riconosciute come qualcosa di evidentemente pratico, ci si forma attraverso delle pratiche, si lavora in maniera tale per ottenere dei risultati che sono profondamente legati alla pratica. Da qui l'idea di sviluppare queste indagini e di lavorare su questo dialogo tra catalogo e archivio, facendo un passo indietro, proponendo questa idea prima dell'archivio, e guardate un po' che tipo di mappa ne è venuta fuori. Se andiamo a vedere, i contenuti del libro sono più o meno legati a tutti questi ambiti. Avete sia delle discipline sia dei temi, cioè sto pensando all'ontologia sociale, semiotica, estetica, sono delle vere e proprie discipline, sono degli ambiti di indagine legati alla filosofia, però avete anche per esempio dei temi come la nosologia o la catalogazione che sono stati affrontati singolarmente. Penso alla nosologia per esempio nel saggio della professoressa Elisabetta Lalumera, o alla catalogazione nel saggio scritto dal professor Massimo Leone. Potete pensare ancora alla questione della transgenerazionalità o di internet. Internet viene guardato con attenzione dal professor Maurizio Ferraris e anche dal professor Claudio Paolucci, e il tema della transgenerazionalità, del quale ci dirà a sua volta di più la professoressa Andina, è affrontato con attenzione anche a quello che è un tema che continua a ritornare, la questione della memoria e la possibilità che catalogo e archivio non possano essere affrontati senza tenere conto di questo, e quindi da lì anche la questione delle pratiche artistiche e del collezionismo. Ora vado, come dire, a concludere. Che cosa è stato possibile riconoscere? Beh, che quel desiderio di perfezione, quel desiderio di completezza che abbiamo, e ribadisco, senza insistere su una inclinazione né morale né psicoanalitica, non c'è niente di tutto questo, ribadisco, non è l'ossessione per la perfezione, ma è l'idea di riuscire a ottenere una completezza, che è qualcosa che ci riguarda vicino continuamente, è costantemente messa in dialogo con una stabilità organizzativa, con la possibilità di trovare un punto di orizzonte, trovare un senso, la questione del senso che appunto è legata a che cosa? All'archivio, nella misura in cui è esso quello strumento che noi costantemente possiamo utilizzare cercando di arrivare alla completezza da una parte e affrontare la mutevolezza dall'altra, perché le cose continuano a spostarsi, continuano a essere cambiate, continuano a trasformarsi, e allora c'è bisogno, come dire, di provare anche a mettere un po' dei paletti, no? Trovare dei punti fermi. Che cosa è stato fatto? Beh, le proposte sono tante, naturalmente io non le riassumo tutte, non vi racconto tutto il libro qui perché non avrebbe senso a sua volta e non è questo l'obiettivo che avevamo questo pomeriggio, ma vi posso solamente dare così un assaggio per quello che riguarda invece la proposta che poi ho fatto io all'interno del libro, che ha due riferimenti molto noti, cioè il lavoro di due filosofi, li vedete qua dietro, che nel Novecento hanno lasciato molto materiale, hanno scritto moltissimo, e oggi una grande eredità, da una parte Michel Foucault e dall'altra Jacques Derrida, che con le loro indagini hanno permesso di individuare che cosa? Anche qui dei legami. Per esempio Foucault ha insistito moltissimo su questo legame che vedete qui riassunto così, cioè quello tra il discorso, la possibilità di formulare dei discorsi e di ragionare sull'archivio intendendolo in questo modo. Sostanzialmente, se volessimo proprio offrire una sintesi molto molto così radicale, come un sistema di produzione discorsiva. Noi con gli archivi possiamo produrre, continuare a generare e rigenerare dei discorsi. Perché? Perché c'è un principio di autoregolazione che lo permette, e su questo Foucault ha lavorato moltissimo in una sua importante opera, un libro che forse potremmo dire ha fatto epoca, appunto, L'archeologia del sapere.
A quel punto Foucault diceva: l'archivio è ciò che differenzia i discorsi nella loro molteplice esistenza e li specifica nella loro propria durata. E qui di nuovo vedete che abbiamo a che fare e con la memoria e con la produzione di qualcosa di sfuggevole. Che cosa è più sfuggevole se non appunto anche i nostri discorsi? Così come quello che io vi sto dicendo, che si afferra, non si afferra, può essere modificato, può essere ampliato. E a sua volta è qualcosa che permette di ottenere una certa stabilità, ma che implica anche di introdurre delle differenze. E qui nasceva il punto di contatto anche con un lavoro fatto successivamente negli anni, molto più tardi. Il lavoro di Foucault era della fine degli anni 60, quello di Derrida è un po' più recente, della fine dei primi anni 90. Con che cosa? Con un grande tema che Derrida ha affrontato in più occasioni nella sua filosofia, che viene collegato all'archivio, che è quello della traccia. A sua volta qui Derrida che cosa proponeva? Questo, che l'archivio fosse considerabile come una sorta di matrice normativa. E anche qui non c'è qualcosa di estraneo rispetto a quello che abbiamo provato a dire fino adesso. Noi oggi, se ci pensiamo, l'archivio come insieme di riferimenti che sono collegati, il passaggio dagli oggetti alle relazioni di cui parlava il direttore poco fa, la possibilità di compiere delle proiezioni verso il futuro e di tenere conto di che cosa accadrà successivamente alla nostra presenza, dei discorsi che avremo fatto e come verranno recepiti, eccetera, implicano che si debba considerare da una parte la produzione di tracce, dall'altra, diciamo così, le regole che possono in qualche modo essere utilizzate per lavorare sull'archivio in un modo o in un altro e lavorare con esso. Tant'è che Derrida scriveva, come vedete qua, l'archiviazione produce, cioè diventa come dire un fattore attivo dal momento che registra l'evento, dal momento che tiene traccia di che cosa? Della trasformazione, di questi cambiamenti, di queste costanti trasformative. Dove ha portato tutto questo? E qui mi fermo. All'idea, a un'idea molto appunto elementare, che deriva da queste due posizioni e che è profondamente influenzata da esse, ma che in realtà appunto sembrava essere un po' così nell'aria, e la proposta che ho fatto è stata quella un po' di provare a vedere se si poteva, diciamo così, rifinire meglio, cioè l'archivio considerabile come una forma. Cosa vuol dire? Ma una matrice differenziale, cioè qualcosa che ci permette costantemente di avere diversi gradi di stabilità, diversi stadi di ordine e, di nuovo, questa faccenda del riuscire ad avere un ordine, arrivare a un senso, è qualcosa che sentiamo moltissimo, che però possono anche rivelarsi provvisori. Ecco perché quel desiderio di perfezione di cui si parlava prima, quella nostra necessità di arrivare alla completezza, può essere qualcosa che alla fine non viene sempre soddisfatto. Come avrete capito, l'idea di fondo è di ragionare sull'archivio e su questo rapporto con il catalogo e la catalogazione, appunto andando a vedere che cosa facciamo, cioè spostando un momento l'asticella, per così dire, in direzione di quelle che sono attività umane e esigenze che ci riguardano da vicino e che continuano a essere messe in vista dall'archivio. Su questo, e qui davvero l'ultima slide che condivido, quando si prova a dire qualcosa come quello che un po' propongo nel saggio, cioè che l'archivio sia essenzialmente una forma, si può provare a ragionare in questi termini, cioè è sia l'esito dei nostri modi di organizzare qualcosa, pensiamoci bene, gli archivi che conosciamo, basta anche che pensiamo a quelli dove lavoriamo e a quelli che abbiamo qui a disposizione, sono organizzati in un certo modo e hanno un certo aspetto, ma pur essendo appunto la sede che raccoglie quelle tracce, che ha un certo ordine, quell'archivio che è pensabile come forma si lega a due questioni di base, che sono le ultime che condivido. Cioè siamo noi che diamo origine e sviluppiamo gli archivi attraverso molteplici attività che sono costantemente influenzate dalla mutevolezza e da un dinamismo che è naturalmente vitale, e perché si riesca a ottenere quella forma, quella così completezza a cui noi aspiriamo, è necessario lavorare costantemente attraverso un sistema di relazioni. Cioè non è solo questione di, come dire, fare i conti con quelli che saranno i contenuti, con l'ordine in quanto tale, ma appunto fare un passo indietro ancora una volta su quello che è un sistema di relazioni che ci permetta di raggiungere quei diversi gradi di stabilità, quei momenti in cui l'archivio prende forma, diventa forma, soddisfa quell'esigenza di completezza, in modo tale che la sua struttura possa via via essere, diciamo così, aggiornabile, modificabile.
Naturalmente questo poi nel saggio viene anche proposto e lo trovate in più parti all'interno del libro, implica di continuare a ragionare anche su quelle che sono le trasformazioni dell'età contemporanea, quindi internet, le dinamiche di digitalizzazione e tant'altro, ma questo è ancora qualcosa che richiede costantemente di guardare alla nostra presenza e alle nostre attività. E diciamo, con questi elementi che così ho provato a condividere in questa piccola presentazione, mi sembrava importante un po' darvi l'idea e della mappa generale dei contenuti e di quelle che sono state un po' le tematiche di base. Detto questo, io adesso mi fermerei qua e lascerei la parola alla professoressa Lo Russo per procedere anche in altre direzioni. Vi ringrazio molto. Bene, buonasera a tutti. Innanzitutto ringrazio moltissimo Davide Dal Sasso per avermi coinvolto in questo volume e il direttore per l'ospitalità. Sono particolarmente contenta di essere qua perché io non lavoro propriamente sugli archivi, ma semmai li studio, o meglio, ne studio le categorie. Per l'appunto sono una semiologa, quindi mi occupo di lessici. Prima il direttore ha citato il web semantico e quindi mi occupo di questioni teoriche che sono costantemente tangenti e sovrapposte a questi problemi, e dunque per me è particolarmente interessante il confronto con chi poi questi problemi li affronta nella ordinarietà e nella difficoltà di una pratica che è sempre più in evoluzione. E nel mio contributo in questo libro, e voglio partire da qui anche se poi me ne distaccherò perché così non sono così narcisista, prendo in considerazione tre autori che sono due semiologi, Umberto Eco, con cui mi sono formata, e Yuri Lotman, che è un semiologo russo che ha molto, diciamo, condizionato gli studi semiotici sulla cultura. E poi vorrei quasi dire naturalmente Foucault, perché è un riferimento obbligato. Perché metto insieme questi tre autori? Perché in qualche modo condividono un'idea di archivio che è quella che mi interessa e che quindi voglio sottoporvi, che è l'idea di un archivio che innanzitutto è quasi sinonimo, del tutto, come dire, coestensivo con la categoria di senso, con la categoria di cultura. E questa è una prima presa di posizione, naturalmente teorica. La cultura è archivio, e quindi se ci occupiamo di cultura, della sua organizzazione, dalla riflessione su questa categoria dobbiamo partire. Quindi, posta questa premessa, che categoria di archivio utilizziamo ed elaboriamo se la pensiamo come coestensiva e sinonimo di cultura tout court? Non un puro deposito, non un puro accumulo, anche se l'elemento del deposito c'è e ne parlerò tra poco, ma più di ogni altra cosa come condizione di possibilità. È già emersa questa espressione, per me veramente centrale, così come lo è per gli autori che ho già citato, perché significa dire che non c'è sviluppo, non c'è produzione del nuovo. Ad esempio, in questo volume ci sono anche artisti, ma non c'è produzione di senso tout court al di fuori, appunto, delle forme che in qualche modo sono depositate nei nostri archivi, e quindi in questo senso è proprio una condizione di possibilità. Quindi questo è un po' lo sfondo, diciamo, che gli autori su cui io ho deciso di riflettere prendono, da cui partono. Dopodiché ciascuno lo fa con, ovviamente, con le proprie priorità e con le proprie, come dire, le proprie focalizzazioni teoriche. E vorrei ricordare solo alcuni elementi, quindi, delle teorie di questi autori, perché mi sembrano particolarmente utili, appunto, per pensare poi la nostra contemporaneità e forse anche, ripeto, spero anzi, la concretezza di una pratica.
Nella teoria di Umberto Eco c'è una categoria che è centrale, che è quella di enciclopedia. E nella, come dire, nello sviluppo concettuale a livello internazionale, non solo italiano, Eco è stato uno di quelli che per primi ha posto le basi, diciamo così, di quel web semantico che poi è diventato appunto una, come dire, un paradigma, vorrei dire quasi inevitabile e inaggirabile. E la base del web semantico sta proprio in questa teoria della cultura come enciclopedia che Eco presenta. Quali sono le caratteristiche fondamentali attraverso cui vedere l'enciclopedia come archivio? L'enciclopedia o archivio, perché le due cose sono appunto assolutamente sinonime, innanzitutto pensata come rete, non come deposito, non come lista, ma come rete. E questo immediatamente ha delle conseguenze, come dire, concettuali, epistemiche e operative, pragmatiche, immediate. Perché se noi pensiamo che le unità del nostro archivio sono nodi di una rete, quello che diventa fondamentale sono le relazioni con cui questo nodo si interconnette agli altri nodi. Quindi quello che è fondamentale non è la lista di caratteristiche in sé che quel documento ha, come un po' tutta la semantica tradizionale, vorrei dire aristotelica, aveva sostenuto, ma il significato, il valore di quella unità appunto è data dalle relazioni. E questo è un primo punto che penso appunto sia di grande rilievo per le nostre riflessioni e forse è già emerso. Di nuovo, un po' a cascata in questo ragionamento, se diventa così fondamentale la relazione nella tessitura di una rete, naturalmente dobbiamo prendere in conto che ci sia un'evoluzione non solo della rete in sé, cioè della rete nella sua complessità, ma che ci sia e si debba tenere in conto un'evoluzione anche dei singoli nodi, perché se quel nodo assume delle relazioni in più, delle connessioni in più, cambia. Quindi non è solo che cambiano altre zone della rete, cambia anche quel singolo nodo. E questo naturalmente con i lessici verbali è chiarissimo. Le nostre parole cambiano e cambiano in base agli eventi, in base alle circostanze, e cambiano nella storia non per niente. Alcune cose entrano, molte cose entrano, perché i nostri vocabolari di anno in anno, diciamo che si arricchiscono, però ci sono anche delle cose che si attenuano. E questo è un altro punto abbastanza centrale nella riflessione di Eco. Quindi abbiamo detto struttura enciclopedica a rete, relazione, tempo che cambia gli equilibri di queste relazioni e appunto un altro elemento, ho appena detto alcune cose si aggiungono, altre si attenuano. Perché ho detto volutamente si attenuano e non escono? Perché l'idea è che dall'archivi, della cultura e dall'enciclopedia propriamente non esce mai nulla. Però è come se alcune unità si disattivassero. Perché? Perché vengono meno frequentate, perché quelle relazioni vengono meno percorse, meno citate, meno discorsivizzate, meno praticate. Questo non significa che scompaiano, che muoiano, perché poi magari un giorno, per ragioni che sono sempre un po' imperscrutabili, vengono riattivate. Quindi è come un deposito latente. Però appunto le cose si attenuano.
Quindi questo archivio del senso e della cultura di cui parla Eco è basato sulla relazione, è basato sulla storia ed è basato quindi su equilibri che in un certo senso sono locali, o meglio, io vorrei dire regionali, perché l'idea del locale è sempre un po' troppo ristretta. Cioè, questa enciclopedia della cultura, questo archivio costantemente in fieri della cultura non può essere esaurito. E appunto Del Sasso ha parlato, no, della, così, della tensione alla completezza, che forse è propria anche di ogni archivio, però è propria come una, come dire, una mira asintotica. Miriamo la completezza, ma sappiamo che non ci arriveremo mai. Non ci arriveremo mai perché siamo appunto in una rete che è sempre in progress. Siccome questa completezza appunto non possiamo averla e abbiamo coscienza che non possiamo averla, ciò che possiamo fare però è aspirare a una completezza, dicevo prima, regionale, cioè su una certa regione del sapere, su uno stato dell'arte del sapere in questo momento, che non significa per sempre, non significa quello che era ieri, ma è lo stato dell'arte di una certa porzione di sapere, in una certa porzione archivistica, in un certo momento. Quindi questi sono i tratti che mi premeva, come dire, mettere sul tavolo o lasciare sullo sfondo per poi vedere come giocano un po' più rispetto alla contemporaneità. L'altro semiologo che affronto in questo mio contributo è Yuri Lotman, come vi dicevo. Yuri Lotman mi interessa evocarlo qui perché mette in luce invece un altro aspetto. Le due teorie semiotiche di Eco e di Lotman hanno molto in comune, hanno molte somiglianze, però ci sono delle accentuazioni, come sempre, diverse. Allora, l'accentuazione diversa di Lotman è su un paio di aspetti che Eco certamente avrebbe condiviso, però non li ha evidenziati con la stessa chiarezza. Uno è il fatto che Lotman, per parlare dell'archivio della cultura e della significazione, conia una parola che è semiosfera. Questa parola semiosfera lui la conia a imitazione del lessico biologico, dove si parla correntemente di biosfera, e dice: qual è la caratteristica della biosfera che nessun biologo metterebbe in discussione? Il fatto che per qualunque nuova forma di vita la biosfera è sempre una condizione, cioè è la condizione di esistenza della emergenza, dello sviluppo e della vita di nuove forme di vita, passatemi la ripetizione, o di forme di vita tout court. Quindi questa idea del fatto che sia una condizione precedente, e Lotman insiste su questo anche a proposito dell'archivio della cultura, che funziona come precondizione di qualunque altra generazione di senso. E Lotman accentua molto, naturalmente, con questo taglio, la questione della memoria, ponendo anche qui una coestensività completa tra memoria e cultura. Quindi forse la cultura, dove ovviamente per cultura non intendo solo la cultura alta, intendo proprio la produzione di senso, di significati in tutte le sue forme, quindi forse questa è solo, come dire, ripetizione all'interno di una condizione di vita del senso che è precedente, che è quella dell'archivio della memoria? Naturalmente no. Perché? Perché Lotman insiste sulla categoria di traduzione come mediazione, cioè in epoca in cui ancora naturalmente non solo non si parlava, ma non era minimamente pensabile questa logica della rimediazione di cui oggi si parla continuamente in ambito mediatico. Ecco, lui diceva che
la cultura è continuamente rimediazione di forme che appartengono all'archivio del nostro passato e che però siamo costretti in qualche modo a rinnovare, a ritradurre, a riadattare. E in questo processo lui non è che veda solo, come dire, gli aspetti positivi, perché anzi dice ogni forma di rilancio in qualche modo è anche una forma di tradimento, come in ogni traduzione qualcosa ci perdiamo, però è l'unica legge della vitalità, della significazione. E quindi se Eco metteva molto più al centro l'idea di relazione tout court, Lotman mette più al centro l'idea di mediazione e ritraduzione. Dico solo una cosa su Foucault che è già stato evocato, quindi voglio evidenziare solo un aspetto. Nella teoria di Foucault quello che mi interessa particolarmente e che è molto, come dire, consono, convergente con queste posizioni, è l'idea che in tutto questo l'archivio sia funzioni, anzi non sia, ma funzioni come un insieme di regole, perché appunto dà regole per la produzione di nuovi testi, nuovi enunciati, nuovi documenti, nuove forme discorsive, e perché fissa in qualche modo i termini, i confini, la legittimità di quello che si può dire, non si può dire, si può pensare, si può immaginare, si può produrre. Allora, ho messo, diciamo così, un po' sullo sfondo questi flash sulle riflessioni sull'archivio di questi autori per pormi e porvi qualche riflessione che invece hanno a che fare con l'oggi, con quell'oggi digitale che, come dire, dal punto di vista dell'archiviazione del sapere sta stravolgendo tutto, almeno così sembra ai miei occhi. Primo problema, l'archivio appunto fissava delle regole, come abbiamo detto citando Foucault, di legittimità per la produzione di discorsi, fissava delle relazioni che però in qualche modo selezionavano delle pertinenze, delle priorità, perché nell'enciclopedia fissare relazioni significa individuare pertinenze, no? Quindi percorsi orientati. Oggi, nel momento in cui digitalizziamo tutto, in cui tutto è registrato, in cui tutto immediatamente diventa registrazione senza neanche che ce ne rendiamo conto, quale diventa il principio selettivo dell'archivio? C'è ancora questa idea di archivio come di un principio di regolamento, come è appunto una condizione di possibilità che però è anche una condizione di intellegibilità delle cose, perché l'enciclopedia di Eco, la semiosfera di Lotman, l'archivio di Foucault sono degli archivi che consentono la circolazione e l'intellegibilità e il dialogo reciproco. Se registriamo tutto nell'archivio, che è uno dei temi che in questo volume, in particolare il contributo di Claudio Paolucci, forse affronta con più chiarezza, frontalità. Se registriamo tutto, è possibile registrare tutto? Oggi sembra appunto che il digitale registri tutto, ma allora stiamo parlando ancora di archivi, questo lo chiedo io. Un altro contributo molto interessante di una mia collega Elisabetta Lalumera si sofferma su un caso molto specifico, diciamo così, di archiviazione, che è quello della nosologia, la classificazione delle malattie, e che è qualcosa che, in cui è molto evidente la storicità di ciò che entra e ciò che esce nell'archivio e della
della relazione tra fatti e valori, i fatti, i documenti, gli elementi che entrano nell'archivio ci entrano perché corrispondono o rispondono a dei sistemi di valorizzazione, non perché sono autoevidenti. In questo senso, appunto, i sistemi di valorizzazione sono degli insiemi di regole alla Foucault, e cambiano moltissimo. La Lumera fa degli esempi molto interessanti anche rispetto all'oggi, perché poi ci sono delle classificazioni che ci sembrano, come dire, fuori discussione, le classificazioni dei tumori che poi non sono fuori discussione per niente, le classificazioni di altre patologie, ma un caso su cui abbiamo che abbiamo attraversato abbastanza di recente, il long covid, è una malattia che va classificata come tale, entra in un principio di classificazione della nosologia, o l'obesità è una malattia. Quindi in quell'ambito, in quell'archivio specifico, vediamo molto chiaramente che un principio d'ordine, un principio di selezione serve, perché appunto i fatti, i documenti dell'archivio sono tali in funzione di alcuni valori. Ecco, oggi secondo me da questo punto di vista, abbiamo un problema, che ci è esploso sotto gli occhi e che appunto rispetto a cui non è che ci sia probabilmente una ricetta, se non forse limitarsi di volta in volta a degli archivi locali, cioè a delle ontologie locali in cui, in funzione di rispetto a cui alcuni principi di valorizzazione siano più chiari, ma anche lì è molto molto difficile. Quindi questo è un primo principio che volevo porre, perché quando non abbiamo più limiti all'archiviazione anche la logica della relazione diventa molto più difficile da gestire, perché perdiamo il controllo. Ma soprattutto vengo a un altro aspetto che ha sempre a che fare con questa esplosione, vorrei dire, di cosa è archiviabile, del fatto che viene archiviato naturalmente. Anzi, voglio citare una cosa che prima ha detto il direttore e che mi ha colpito, me la sono segnata: l'archivio non è un deposito obbligatorio, è un pensiero molto bello e a cui, che faccio mio nel modo più assoluto, però non deve essere neanche un deposito nostro malgrado, perché appunto con internet molto spesso appunto le cose vengono da qualche parte archiviate senza che noi ce ne rendiamo conto, in questo senso nostro malgrado. Quindi non è una questione di dovere, non è qualcosa di obbligatorio, ma comunque avviene. Come facciamo quindi a rivendicare quel principio di scelta che rivendicava lui, dicendo l'archivio non è un deposito obbligatorio e che però va rivendicato anche rispetto a qualcosa che avviene indipendentemente da noi? Prima domanda che lascio aperta, perché ho solo domande e non ho risposte. La seconda cosa su cui poi vado rapidamente a chiudere è che tutto questo comporta un enorme problema, a mio avviso, nell'accesso, nella gestione degli archivi oggi. Fino a qualche tempo fa si parlava, direi con molta pertinenza, anzi forse non se ne parlava abbastanza, del cosiddetto digital divide, che era un problema di accesso agli strumenti digitali, accesso anche poi successivamente ad esempio al wifi. Allora, forse oggi finalmente in Italia, per quanto esistano tante disparità, però la questione dell'accesso, nel senso dell'accesso al dispositivo, è sostanzialmente migliorata, radicalmente migliorata, ma l'accesso non è solo l'accesso al dispositivo, l'accesso è l'accesso consapevole, l'accesso alfabetizzato, vorrei dire, agli archivi, come ci muoviamo in questi mondi che hanno una quantità di cose a disposizione
di cui non sappiamo, molto spesso non sappiamo che esistano, e questo lo dico, cioè, lo dico anche come dire, nella mia esperienza, è un'esperienza di stupore costante, perché scopro costantemente che esistono degli archivi digitali bellissimi di cui non sapevo nulla, quindi non sappiamo della loro esperienza. Quando anche li scopriamo, non è detto che li sappiamo utilizzare. E comunque parlo di me, che naturalmente sono, rispetto a questi temi, una persona molto competenzializzata, passatemi questo brutto termine, ma altre persone hanno ovviamente, per questioni di formazione, meno strumenti. Quindi non hanno accesso a tutto questo, anche se hanno la possibilità dell'accesso tecnico. Credo che se non ci poniamo questo problema in termini di formazione, come dire, resteremo indietro di anni e di decenni rispetto invece a un mondo che va avanti a una velocità veramente velocissima. Ultimissima cosa, qui apro uno squarcio sulla ricerca personale che ho adesso in corso. Sto lavorando per un progetto che ho vinto sul diritto all'oblio. Allora lì si apre tutto un altro tema, che però ha sempre a che fare con gli archivi. E cosa sono questi archivi? Di chi sono gli archivi? Perché a un certo punto si depositano informazioni, appunto elementi di cultura, chiamiamoli così, che entrano a far parte di uno spazio pubblico condiviso. Nel mondo digitale questo è all'ordine del giorno, forse succedeva anche prima, ovviamente molto meno, ma insomma l'archivio delle carte di Kafka è un archivio, ma Kafka aveva chiesto che non fosse che niente fosse reso pubblico, quindi noi leggiamo Kafka perché tradiamo questa sua richiesta personale. Allora, credo che l'archivio, appunto, in questo, con come dire, forse recuperando delle riflessioni derridiane, ci ponga anche un problema rispetto alla temporalità in avanti, alla responsabilità di una memoria e diritto che abbiamo e come dobbiamo gestirlo come società, come enti pubblici, istituzionali, rispetto alla proprietà di certe informazioni. E credo che appunto nel nostro mondo digitale questo sia un altro problema che, come dire, non viene pensato, vorrei dire, abbastanza, siccome quello che faccio appunto non è lavorare concretamente ma pensare, penso che sia un altro tema su cui riflettere. Grazie. Un secondo, rimarrò in una quindicina di minuti in modo da non sottrarre troppo tempo alla collega, e poi approfitto perché io domani torno, quindi magari alcune cose le posso dire come dire, più in profondità e più nel dettaglio domani. Intanto ringrazio molto il direttore, perché le cose che vi dirò adesso, una parte delle cose di cui vi dirò adesso, vi accennerò un pochino alla questione della transgenerazionalità, che è una delle parole chiave che Davide Dal Sasso ha messo nella slide prima, no? Tra i vari nodi che compongono il libro c'è questa parola strana, che strana perché è un po' complicata, che però rimanda in qualche modo a un universo tematico che ha a che fare con la questione della memoria. Ringrazio il direttore perché devo dire che a partire dai rapporti e dalle occasioni di riflessione che abbiamo avuto insieme, noi abbiamo il gruppo della Bonte che lavora con me a queste cose, dato una direzione diversa alla ricerca che probabilmente senza l'interazione con voi non avrebbe avuto, nel senso che, e provo a spiegare le ragioni, gli abbiamo dato profondità storica, ho cercato di dare profondità storica alla transgenerazionalità, mentre nel momento in cui ho incominciato a pormi la domanda di ricerca che tende a indagare la transgenerazionalità,
che posso sintetizzare così, perché dovremmo occuparci delle generazioni future se le generazioni future non hanno mai fatto nulla per noi, come diceva nella famosa battuta Woody Allen. Guardavo verso il futuro, cioè cercavo di capire effettivamente diverse cose che hanno a che fare dal punto di vista della filosofia e dell'impegno ontologico che la filosofia può prendere con questa strana entità che sono le generazioni future. Strana perché le generazioni future sono composte da due elementi. Ci sono le generazioni future, ovvero i giovani, che come dire, ci interessano, ci problematizzano, ci interpellano per varie ragioni, ma esistono. E in questo momento, per esempio, molti di loro stanno occupando la mia sede universitaria facendo sentire le loro ragioni, cioè chiedendo di essere rappresentati in maniera più forte di quanto non facciamo. E poi ci sono i nonnati, cioè quelli che sappiamo esisteranno in un certo momento e entreranno a far parte nella catena delle generazioni che costituisce la storia della nostra civiltà. Quindi io ero proiettata molto in quella direzione lì, no? Cercare di capire in che modo possiamo concettualizzare la questione del futuro ponendo questioni di giustizia anche da questo punto di vista. Cioè, come facciamo a tentare di rafforzare la giustizia intergenerazionale? Questo era il mio quesito teorico di fondo, perché dovremmo occuparcene, come fare. Poi l'interscambio con il direttore e con altre componenti che sono venute a rafforzare questa nostra dialettica, ho in mente la Fondazione 1563, che è una fondazione operativa di Torino, per chi conosce un pochino il territorio torinese, è una fondazione, un braccio operativo della Compagnia di San Paolo, che si occupa anch'essa di archivi. Mi sono resa conto che la questione della catena delle generazioni, cioè il fatto che se vogliamo tentare di ripensare in maniera sistematica le nostre società, e ci sono delle ragioni perché conviene farlo, quello che dobbiamo fare è non soltanto tentare di problematizzare il futuro e di progettarlo, ma come ha detto prima il direttore, mi sono segnata la frase, ci siamo segnati tutti delle cose, e questo ce ne faremo anche, degli elementi, dei momenti di riflessione, tentare anche di rivolgerci in senso progettuale verso il passato. Se non ho segnato male, hai detto il passato si progetta, che non è soltanto si accumula, o si costruiscono delle grandissime liste. Qui mi viene in mente l'esempio di Funes, no? Di quello che aveva, conoscete tutti, il bellissimo personaggio di Borges. Funes aveva una memoria prodigiosa, ricordava tutto, esattamente tutto, e classificava tutto quello che gli capitava. Il problema è che poi di tutto questo tutto se ne faceva abbastanza poco. Ebbene, se voi pensate, faccio un mezzo passo indietro, ma insomma affronteremo questa cosa, ripeto, un po' più sistematicamente domani. Ci sono alcune grandi questioni che interessano la nostra contemporaneità, grandi problemi che ci sfidano, almeno un paio importanti, cioè la crisi climatica e ambientale e la sostenibilità dello Stato sociale, che proprio per come sono strutturati richiedono una capacità molto ampia di progettazione, okay? Quindi richiedono di passare, in filosofia, da una prospettiva presentista, cioè di non occuparsi soltanto del presente in quanto tale, a una prospettiva di lungo termine. Allora, per fare questo tipo di operazione è necessario cambiare un pochino il modello di riferimento dell'essere umano che abbiamo in mente, antropologico, cioè non soltanto occuparsi dei bisogni degli individui qui e ora, ma cercare di capire che cosa vuole dire essere all'interno di una catena generazionale. Un filosofo interessante, morale, che si è occupato di queste questioni, si chiama McCormick, e McCormick dice, allora ci sono dei problemi che richiedono una capacità di progettualità molto, molto, molto articolata, molto ampia,
per affrontarli passiamo dal modello individualistico a un modello di tipo comunitario esteso, cioè pensiamo che ciascuno di noi è un elemento di una catena e questa catena ha un lato che guarda verso il passato e un lato che guarda verso il futuro. E a partire da lì noi sappiamo che il passato ci ha condizionati e ci ha strutturati e che questa è la ragione per cui fondamentalmente lo conserviamo, perché conoscerlo significa mettere una luce di conoscenza su quella struttura che è il mondo, come direbbe Hannah Arendt, nella quale ciascuno di noi entra e che trova già costituito ed organizzato. Non è che costruiamo tutto da capo tutte le volte, perché sarebbe una fatica improba e non andremmo come specie da nessuna parte. E a partire da questo passato che ci caratterizza e ci ha costituito e costituisce la nostra identità, cerchiamo di protenderci letteralmente verso il futuro. E la sfida nel tenere insieme questi due aspetti della polarità è andare a prendere nel passato, ovviamente, gli elementi che ci servono per capire quello che costituisce la nostra identità qui e ora e cercare di utilizzare questi aspetti per organizzare il futuro, per protenderci verso il futuro. Se noi come dimensione temporale la nostra specie non avesse questa possibilità di protensione nel futuro, cioè una capacità di organizzazione, di sistematizzazione, di progettazione, diceva il direttore prima parlando del passato, la nostra vita sarebbe molto meno completa, molto meno bella e probabilmente molto infelice. Quindi una delle cose che si devono fare quando pensiamo alla transgenerazionalità è avere in mente il flusso del tempo, quindi sforzarci di teorizzare mettendo l'elemento della temporalità in mezzo, al centro della nostra teorizzazione. Che cosa significa transgenerazionalità? Significa mettere al centro della riflessione il fatto che siamo all'interno di questo flusso e che siamo, come dire, all'interno di una catena delle generazioni in cui il passato ci costituisce letteralmente, perché le relazioni che ciascuno di noi costituisce ovviamente e che ci costituiscono sono relazioni che provengono dalla cultura e dalla storia in primo luogo e sono relazioni che provengono in secondo luogo dagli scambi culturali e sociali che abbiamo. Ma dare profondità storica alla transgenerazionalità da questo punto di vista significa essere consapevoli che nel momento in cui mettiamo a tema dal punto di vista dell'ontologia e della filosofia questo modo di relazionarci con la società, ci dobbiamo relazionare con entrambe le polarità del tempo. Per tempo ovviamente qui intendo ovviamente la caratterizzazione fenomenologica e ingenua del tempo, no? Non la temporalità in senso assoluto, ma il tempo con il quale, il tempo vissuto in qualche modo. Ebbene, la questione transgenerazionale non è una questione, diciamo così, che ci siamo inventati noi oggi o che i filosofi hanno tirato fuori dal cappello. Kant negli Scritti politici, quindi risaliamo veramente a un po' di secoli fa, siamo nel Settecento, mette a fuoco l'idea del lascito e della cooperazione tra le generazioni, no? E dice, beh, l'essere umano è un po' un legno storto, lo sappiamo, cioè funzioniamo con qualche difetto, però è vero che abbiamo una capacità di capitalizzazione molto robusta. Cosa vuol dire capitalizzazione? Vuol dire che siamo in grado di selezionare, di ritenere, conservare e passare. E questa è una delle caratteristiche ovviamente della specie umana e probabilmente una delle caratteristiche che ha fatto sì che la specie umana avesse una capacità di sviluppo così interessante così tumultuosa in certi momenti della sua storia. Il fatto che i filosofi in questo momento stiano in cooperazione con le altre discipline, tornando a rimettere insieme o a rimettere al centro dell'attenzione la questione transgenerazionale, è dovuto al fatto che ovviamente
rispetto a Kant, che aveva un'idea progressiva della transgenerazionalità, e cioè l'idea che tutto o moltissime cose che venivano lasciate da una generazione all'altra fossero cose che crescevano la capacità di una generazione, il suo benessere, ebbene adesso siamo in una fase storica in cui questo dato che sembrava acquisito sembra in qualche modo essere messo in crisi per grandi questioni, vi dicevo, grandi temi che la contemporaneità deve affrontare. E quindi le discipline, la filosofia, la giurisprudenza, l'economia, la storia, stanno cercando di tornare a riflettere su che cosa vuol dire essere transgenerazionali. La storia, vi dicevo, e su questo prendo ancora qualche minuto, poi il mio cronometro dice che i 20 minuti sono trascorsi, su questo aspetto vado a concludere cercando di portarvi un esempio concreto. Con i colleghi della Fondazione 1563, che vi dicevo è una fondazione che archivia il grande lascito che ruota intorno alla Compagnia di San Paolo, tutti quanti leghiamo il San Paolo a una banca. La Compagnia di San Paolo è la fondazione che nasce che precede, anzi, detto più correttamente, la nascita della banca, e che si occupava, e che era un'opera pia in qualche misura, no? Cercava di gestire i lasciti che venivano intercettati dalla borghesia piemontese per, diciamo così, sistemare delle questioni di giustizia sul territorio piemontese. Perché è molto interessante fare un discorso con gli storici moderni e con gli archivisti, in quel caso portando avanti una ricerca locale che si va a integrare a una ricerca, diciamo così, più teorica di ampio respiro che stiamo svolgendo con i colleghi economisti, con i colleghi giuristi sulle questioni transgenerazionali. Beh, perché per esempio da quei documenti, dall'aver interpellato con i colleghi archivisti e storici moderni quei documenti della Compagnia di San Paolo, abbiamo compreso moltissime cose, diciamo così, sulla struttura e il funzionamento dei lasciti testamentari in età moderna sul territorio piemontese. E abbiamo ovviamente, cosa ci dicono quei lasciti quelle fonti, quei documenti d'archivio? Beh, ci dicono molte cose sul sistema di funzionamento dell'istituzione matrimoniale europea, su come funzionavano i matrimoni, ci dicono molte cose sul modo in cui venivano organizzati i lasciti delle proprietà, cioè su come i beni passavano per linea patriarcale da figlio maschio a figlio maschio in quel territorio in epoca moderna, e su come, quindi capitalizzazione e lascito, quindi quando parliamo di transgenerazionalità noi parliamo di lasciti materiali e immateriali, entrambe le cose, e su come le famiglie borghesi in quel torno d'anni avevano organizzato le relazioni familiari e le istituzioni per tutelare coloro i quali non erano previsti in questa catena di lasciti che era fondamentalmente patrilineare. Cioè la proprietà, come sapete bene, passava di maschio in maschio, che spesso i figli maschi erano custodi della proprietà e trasmettitori della proprietà, non la utilizzavano nemmeno, utilizzavano la rendita ma non la proprietà in senso stretto, e su questo tipo di modello si è organizzata la borghesia di un certo territorio. Questo, le fonti archivistiche che abbiamo esplorato e che i colleghi stanno, diciamo così, su cui stanno lavorando, ci dice moltissimo di come la società occidentale territoriale piemontese. Da questo punto di vista la nostra intenzione è andare a vedere un po' sul territorio italiano come altre città simbolo si sono organizzate. Abbiamo in mente per esempio
Napoli, Venezia, che sono modelli anche politici in qualche modo diversi di età moderna, e poi cercare di estendere la ricerca all'area europea tutta per cercare di capire che cosa ha funzionato e che cosa non ha funzionato nei modi di organizzare la transgenerazionalità sotto il profilo dei beni, da questo punto di vista, in epoca moderna. Perché questa cosa qui è interessantissima, a nostro giudizio, ma insomma stiamo trovando consenso su interdisciplinare da questo punto di vista. Perché per capire come dobbiamo riorganizzarci noi oggi, ovviamente è fondamentale avere profondità storica, cioè comprendere la natura e i dispositivi che sono già stati organizzati e sono già stati, come dire, messi in campo per passare non solo la proprietà, ma legato alla proprietà, ovviamente c'è tutto quello che con la proprietà ha a che fare di immateriale. Senza gli archivi, senza il lavoro che si può fare con gli archivi, tutta questa parte della ricerca, domani vi dirò anche quella protesa verso il futuro e non soltanto per mettere in quadro la transgenerazionalità del passato, sarebbe letteralmente impossibile. E devo dire, appunto, ribadisco il grazie, perché senza le riflessioni che abbiamo fatto con voi sicuramente non avremmo sviluppato questa parte del lavoro. Terminerei qui e ce la faccio darti la parola in te. Grazie. Anche se io sì, mi devo spostare perché ho le slide. Mi sa che devo venire di qua perché ho le slide. Che spero di passaggio per dire una cosa. Per rispondere alla professoressa Lorusso, noi per esempio abbiamo fatto delle scelte di base, non abbiamo una digital library, abbiamo degli archivi. I nostri archivisti lavorano da 15 anni per ordinare l'archivio, quindi non abbiamo fatto la scelta di mettere a disposizione 400.000 immagini online, abbiamo deciso di mettere a disposizione un archivio. Abbiamo per esempio ospitato 5, 6, non ricordo quanti artisti che ci offrono una mediazione per fare in modo che quelle parti dimenticate di archivio vengano in qualche modo riattivate. Lo facciamo costantemente per avere delle riletture, delle riattivazioni dell'archivio su cose che non sono di immediata accessibilità. E questa è un'attività molto interessante. Il tema è che probabilmente le persone non riescono più ad accedere neanche all'archivio. I giovani non sanno che c'è un problema di tecnica, perché i dispositivi che abbiamo per fare fotografie non pongono problemi di tecnica. No, il nostro archivio ha anche l'accessibilità prevista per tecniche fotografiche. Però se tu non sai che la fotografia non è il telefonino, no? Anche lì il problema dell'accessibilità non lo risolvi. Capisco, condivido. Come? Sì. Conto di tornare anche domani e quindi di sentire anche professoressa la parte, diciamo, però mi ha colpito questa sua ultima descrizione che ha fatto della collaborazione con la Fondazione della Compagnia di San Paolo, perché io mi aspettavo che lei parlasse di uno scarto e non di una continuità, nel senso che sì, immagino che sia molto interessante questo materiale per capire quelle cose a cui ha accennato. Però è anche vero che noi oggi siamo in un momento, diciamo, di grandissima mutazione sociale, di genere. E allora pensavo che lei dicesse che questa cosa era interessante perché invece, diciamo, più che in continuità avreste lavorato su... E allora mi è venuto in mente che ultimamente a Torino, in occasione di un festival interessante che si chiama Exposed, alla sua prima edizione, dove la Compagnia di San Paolo ha contribuito al cofinanziamento, c'è il lavoro di un'artista portoghese, però di origini africane, che si chiama Monica de Mirandà, ospitato ora, non mi ricordo in quale sede museali. Allora, la de Mirandà fa un lavoro, diciamo, sulla lunga temporalità transgenerazionale, dove lei propone di superare i 200 anni in cui il paese africano ha subito, diciamo, la colonizzazione occidentale. Quindi un ritorno ad un paradigma temporale, circolare, dove ad esempio c'è una questione ecologica fondamentale, perché appunto prima dell'intrusione del nostro pensiero, dell'imposizione, diciamo, delle nostre modalità di guardare il mondo,
quella cultura era animata da tutt'altre cose, e quindi mi chiedevo, diciamo, se tenete, perché lei ha accennato a delle grandi questioni che animano il dibattito contemporaneo, quindi mi chiedevo se tenete in mente anche, diciamo, queste grandi questioni, che la delocalizzazione, i problemi di genere, cioè tutto quello che sembra animare e che animerà i non nati, infatti, credo, più che... Grazie. Non lasciamo qui. Sì. Buonasera. Prego, prego. No. Prendi tu, poi così. Perché adesso è venuta la curiosità, anche io domani non ci potrò essere, quindi auspico la risposta in coda a questo punto. Va. Buonasera a tutti, anch'io mi unisco ai ringraziamenti al collega Birrozzi, all'amico Carlo, che peraltro in maniera anche abbastanza, diciamo, preventiva da tempo ha cercato di coinvolgermi in questo progetto, sapendo già che io sarei stata, temo, una portatrice di diversità, ma come dire, anche questo è un compito che qualcuno deve assumersi, oggi tocca a me. Devo dire che quando appunto mi ha suggerito la lettura del volume, alla curiosità è subentrata subito la sensazione forte di un'esperienza che, con un termine che purtroppo va anche troppo di moda, ma che purtroppo in questo caso è anche molto, molto puntuale, è stata un'esperienza sfidante. Sfidante nella misura in cui mi ha messo nella condizione di guardare a dei concetti che fanno parte del bagaglio, se vogliamo anche della cassetta degli attrezzi di ciascun archivista, con un punto di vista nuovo, perlomeno provarci. Ma perché la lettura dei saggi contenuti, in particolare le nucleazioni di alcuni elementi, di alcune ipotesi, a partire da quella dell'archivio, appunto, come forma che è stata prima presentata, ha messo inevitabilmente, o perlomeno nel mio caso, ha messo in risonanza alcuni temi su cui gli archivisti da tempo si trovano a confrontarsi. E poi proverò anche a dare, non dico una risposta, ma a suggerire una cosa che a me è sembrata uno strumento e che mi piacerebbe poi condividere con già qui, per capire quanto poi quello che io dirò, che si tratta di un uso improprio, sia improprio, possa portare, insomma, verso qualche direzione. Anche perché uno dei problemi, diciamo, della diversità di cui io sono... Ecco, ce l'abbiamo fatta, sì. Mi faccio in qualche modo portatrice, è il fatto che noi archivisti siamo abituati, e poi vedremo come appunto questo è uno schema che in qualche modo siamo chiamati a ridiscutere, a ragionare non prima dell'archivio, ma dopo l'archivio. In che senso? Nel senso che quei principi che la lettura ha fatto in qualche modo, mi ha fatto appunto richiamare, sono quei principi che l'archivista, di cui dispone l'archivista per comprendere, perché l'elemento appunto essenziale, ci sono anche dei colleghi in stanza appunto che hanno fatto questo lavoro con grande cura per anni, collega Monora, per comprendere e conseguentemente arrivare al catalogo, cioè a descrivere l'archivio che gli si presenta. E l'archivista italiano ha avuto già da, insomma, in epoca non immediata, cioè da molto molto tempo, un ombrello che ci ha permesso di lavorare con una certa, diciamo, sotto un... con un inquadramento che ci dava strumenti solidi, o perlomeno ci permetteva di avere degli appigli solidi, che è appunto quello del metodo storico. Metodo storico che caratterizza in modo particolare appunto la teoria archivistica italiana, e allora diciamo un ideale legame tra le generazioni mi sono permessa quindi di riportare i penati degli archivisti italiani, perché abbiamo Bonaini, Bongi e ovviamente Giorgio Cencetti, a cui si deve, tra altre cose, appunto la definizione della specificità dell'archivio, perché il metodo storico
nasce nel momento in cui si definisce, nel modo che vedremo appunto, quello che ho riportato per un estratto brevissimo ma che spero serva a dare il quadro, si arriva a definire l'archivio. Peraltro in questo caso l'archivio che viene definito per differenza, perché nel suo contributo appunto sull'archivio come Universitas Rerum, Giorgio Cencetti descrive, identifica, caratterizza l'archivio per differenza rispetto alla biblioteca, e lo fa perché dice che nell'archivio qui i singoli componenti, le carte, non solo provengono dal medesimo individuo, cosa che anche la collezione, la raccolta fa, ma costituiscono nient'altro che uno fra i mezzi usati dall'ente o dall'individuo per raggiungere i propri scopi, quindi portano in loro stessi fin dall'origine il vincolo della destinazione comune, sintetizzato nell'adempimento delle funzioni dell'ente o dell'individuo medesimo. Nell'archivio potremo dunque riconoscere una universalità necessaria con fini generali, laddove la raccolta è invece generata da fini speciali, che sono quelli scientifici di interesse che vengono perseguiti da chi la realizza. E questo appunto elemento che caratterizza l'archivio viene poi esplicitato in quello che è l'altro grande elemento cardine a cui gli archivisti italiani hanno ancorato la loro attività di comprensione e descrizione degli archivi che è il vincolo archivistico. Qui ho riportato una definizione di manualistica ma di grande qualità, qual è quella appunto di Paola Carucci, contenuta nel manuale appunto di archivistica a cura di Paola Carucci e Mariella Guercio, pubblicata a Roma pubblicato nel 2009, laddove appunto l'individuazione del vincolo archivistico, cioè del nesso logico che collega tutti i documenti prodotti da un ente, è tuttora, e stiamo parlando del 2009, quindi tanta riflessione è passata nel frattempo sulla funzionalità del metodo storico, e vedremo qual è tuttora il principio fondamentale cui riferirsi quando si affronta il riordinamento di un fondo. Il vincolo archivistico si collega essenzialmente al processo di formazione delle carte e pertanto lo si definisce anche come originario. Quindi qual è il presupposto del metodo storico, cioè che cosa deve rispettare l'archivista nel momento in cui si pone allo studio, alla comprensione dei documenti, delle carte che si trova davanti? È appunto la ricostruzione della storia del soggetto che l'ha prodotto e delle relazioni che si sono verificate nel momento in cui il soggetto produceva appunto questi archivi. E quindi già, e siamo nel 1970, uno storico e archivista come Claudio Pavone prova a spostare la logica dall'oggetto, dalla carta, dall'archivio, alle relazioni, dove appunto nel ordinare un archivio significa collegarne i pezzi, i singoli pezzi, in posizioni reciproche e collegate che abbiano un significato. La significatività, e in questo ho ritrovato tanta, la risonanza con i saggi nel volume, è stata molto forte. La significatività scaturisce in quest'ambito dall'ordine stesso, e cioè connessa alla struttura formale dell'archivio, resa esplicita nell'inventario, che è l'esito del processo di descrizione fatto dall'archivista, e non al contenuto documentario dei singoli pezzi. Ora, questa riflessione sul significato dell'ordine e delle quindi relazioni, della posizione del singolo pezzo in relazione all'altro, in relazione al tutto, è contenuto in un saggio del 70 appunto, che costituisce di fatto la pietra scagliata nello stagno, non direi, perché in realtà non era stato soltanto Cencetti a ragionare sul metodo storico, a vederne anche gli elementi di criticità, pensiamo anche alla riflessione di Valenti, insomma molta della teoria archivistica italiana si era nel frattempo, dal 37 al 1970, esercitata sulla riflessione di cosa significasse appunto applicare il metodo storico, quale storia dovesse essere appunto rispettata dall'archivista e quali fossero gli strumenti
interni ed esterni, e proprio sullo strumento e sul fatto di dover ricorrere a strumenti esterni alle carte che da lì parte la riflessione di Pavone sul tema del rispecchiamento. Ora, con appunto questo articolo comparso nella rassegna degli archivi di Stato, il periodico della Direzione Generale Archivi nel 70, Claudio Pavone mette in discussione il rispecchiamento con un articolo appunto dal titolo «Ma è poi tanto pacifico che l'archivio rispetti l'istituto?». Ora, il metodo storico si fonda appunto sulla possibilità da parte dell'archivista, in sede appunto di comprensione e descrizione dell'archivio, di ricostruire nell'ordine delle carte l'assetto istituzionale, la missione istituzionale, l'attività stessa del soggetto che ha prodotto quel documento, sia esso un ente, sia esso una persona, sia esso un aggregato familiare. Ma è poi così, appunto, questo rispecchiamento, questa capacità di restituire attraverso il riordinamento l'ente, è così pacifico? Ora, con Pavone si formalizza di fatto, anche, e tenete conto che questa formalizzazione peraltro è il risultato di una discussione che lui ha nel tempo portato avanti con i colleghi, anzi nasce proprio da uno scambio che peraltro è stato recentemente restituito da un bel articolo di una professoressa appunto che insegna all'Università di Viterbo, proprio su come nasce questo elemento critico e come in realtà sia il risultato non di una posizione singola ma di un dibattito culturale che c'era appunto tra gli archivisti in quel momento. Che cosa ci invita a fare Pavone? A considerare da vicino lo scarto esistente fra archivio com'è e archivio come avrebbe dovuto essere secondo la dottrina del rispecchiamento in esso dell'istituto, perché quello che ha in mano l'archivista è sostanzialmente l'archivio com'è e non l'archivio come è stato. Visto che è stato ampiamente citato, mi viene immediatamente in mente il nome, il rapporto fra il nome e la rosa in Umberto Eco, cioè noi quando abbiamo l'archivio da riordinare, l'archivio da comprendere, abbiamo in mano il nome sostanzialmente e invece dovremmo provare ad avere la rosa. Quindi l'archivio rispecchia infatti innanzitutto il modo in cui l'istituto organizza la propria memoria, cioè la propria capacità di autodocumentarsi in rapporto alle proprie finalità pratiche. L'archivio viene innanzitutto ricondotto quindi nella logica appunto di questo studio critico, di questo contributo critico promosso da Claudio Pavone. L'archivio viene innanzitutto ricondotto alla sua natura modesta ma precisa di ordine formale della memoria dell'istituto. Ora, da lì ovviamente sono discese una serie di considerazioni, alcune delle quali sono appunto hanno avuto come punto di riflessione la possibilità di continuare a utilizzare il metodo storico così come era stato concepito, praticato, insegnato nelle nostre scuole di archivistica, paleografia e diplomatica e anche nelle altre sedi di formazione degli archivisti, e vedremo poi che c'è una possibilità di risposta che tenga conto della complessità del presente, ma è diventato ancora più cogente porre questo tema del rispecchiamento, in quel caso era fra l'archivio e l'ente, in questo caso fra gli strumenti che noi utilizziamo per la comprensione e per la descrizione degli archivi con l'archivio stesso. E lo era ancora di più in un contesto quale quello dell'utilizzo dell'informatica, dei sistemi digitali per la descrizione degli archivi. E in questo devo dire con un coraggio che lui stesso si riconosce, peraltro è qui in sala, non sapevo che avrei trovato la mia citazione direttamente tra gli uditori, il professor Michetti, con un coraggio che, come dire, con un ardimento che in realtà lui stesso si riconosce, nel 2009
in archivi e computer, cita lo scritto di Claudio Pavone nel titolo, per porci però di fronte a un altro interrogativo. La citazione appunto è importante per noi archivisti, il titolo del saggio è "Ma è poi tanto pacifico che l'albero rispecchi l'archivio", e si pone un problema fondamentalmente di un punto di vista verticale che ha sempre connotato l'approccio appunto dell'archivista nei confronti dell'archivio da riordinare e descrivere. Questo perché in un contesto appunto quale quello dei costrutti in XML, che è quello con cui appunto, che era ormai diventato di ampio dominio, non poteva appunto che porsi il tema della fungibilità, della rappresentatività, direi. Poi appunto in questo mi farà piacere se questo è il termine che meglio si può utilizzare, della struttura gerarchica dei costrutti. E appunto ci pone di fronte a questa riflessione: la struttura gerarchica dei costrutti XML, di tale evidenza da rendere del tutto naturale l'uso ormai diffuso del termine albero per riferirsi all'articolazione dei marcatori, e di qui per astrazione all'articolazione interna degli oggetti documentali e delle loro aggregazioni. Poiché dunque non liberarci dal pregiudizio che riconosce nella gerarchia la relazione privilegiata, per costruire invece un modello predicativo, e appunto chiunque si avvicinerà alla lettura dei saggi del volume, se l'ha già fatto, capisce come questi temi siano in stretta correlazione con quelle che è stata la riflessione sull'archivio e sulle modalità di rappresentazione dell'archivio che ci sono appunto nel volume. Costruire invece un modello predicativo ove le entità siano liberamente collegate e collegabili tra loro per il tramite di relazioni di diversa natura. In breve, perché non costruire un'ontologia nel senso di strumento di descrizione, ontologia come descrizione di un dominio? E poi ci pone di fronte appunto a uno sforzo di comprensione rispetto a uno strumento che noi oggi diamo per scontato, forse nel 2009 lo era di meno, ma che inevitabilmente ancora ci interroga su nuovi approcci e nuovi strumenti di cui disporre. È la rete il veicolo di maggiore efficacia delle nostre rappresentazioni digitali. L'albero dunque, ma in rete, ove appare più vivido il contrasto fra la semplicità, per non dire banalità, della struttura gerarchica e la complessità del modello reticolare. Quindi, inevitabilmente, il contesto, innanzitutto gli strumenti, perché appunto i costrutti XML sono strumenti che noi abbiamo utilizzato per rendere efficace la nostra, diciamo, quella che è la descrizione archivistica in un contesto che è quello appunto dei software di descrizione, ma appunto gli strumenti e la prospettiva sono i due termini entro il quale noi siamo inevitabilmente chiamati a ripensare un modo di guardare all'archivio che è quello appunto del fondo, della serie, della sottoserie, dell'unità documentaria, ma che dobbiamo porci, potremmo darci la risposta fondamentalmente su tutti i limiti di questo appunto approccio, porci il problema di come resista di fronte appunto a un sistema di informazioni qual è quello in cui ci troviamo ad agire. Peraltro, vado velocissima, peraltro, come dicevo, un altro dei temi che vengono appunto affrontati, che avevo detto, era quello del problema del metodo storico. Che cosa ne facciamo di questo metodo che ci ha accompagnato per gran parte appunto della nostra storia? E in questo io ho trovato molto utile un suggerimento che arriva da Federico Valacchi, in questo appunto contributo pubblicato in archivi, dove si dice che ogni riordino è ovviamente figlio del suo tempo e se non della sua ora, ogni riordino obbedisce alla realtà, al contesto scientifico e culturale in cui si colloca. Fatto questo, che conferisce natura interpretativa più che tassonomica al lavoro archivistico. Ora mi fermo qui, il resto appunto lo trovate nella citazione, laddove appunto si inserisce il termine appunto di
interpretazione, cioè si attribuisce una funzione di interpretazione al lavoro dell'archivista, laddove noi archivisti per primi tanto tempo abbiamo in tante occasioni, in tante circostanze, abbiamo invocato la nostra neutralità, uno sguardo obiettivo su ciò che stavamo appunto riordinando, in virtù proprio della ricostruzione di quei vincoli quasi originari e quindi quasi naturali. Ora, quindi qual è il tema? Il tema è quello dell'archivista che si è posto appunto come mediatore, ma mediatore a valle. Ora, proprio il fatto di trovarci ad agire in un contesto appunto che è quello reticolare, ci pone forse di fronte alla necessità di ripensare anche al nostro ruolo e quindi di provare a capire che cosa significa, cioè passare da una funzione di mediatore a valle ad una funzione di progettista a monte. Ora, quando vi dicevo un uso improprio, questo ragionamento mi è nato da uno strumento che è un white paper, l'Archiving by Design, prodotto dalla European Archives Group. Ora, in realtà l'ho lasciato nella lingua originaria per due ragioni: una per, come dire, confesso provincialismo, ma in realtà perché non esiste una traduzione italiana ufficiale, e se l'avessi fatta io sarebbe stata, diciamo, inevitabilmente un'interpretazione, per cui io ve lo restituisco così, perché qui il tema che viene posto è quello di creare gli strumenti per un'accessibilità sostenibile all'informazione, laddove questa, cioè l'accessibilità sostenibile all'informazione, deve essere un modello che condividiamo con la comunità archivistica europea, almeno perché questo per l'Europa vale, ma inevitabilmente oltre europea, per affrontare appunto le sfide del mondo digitale, quali sono che l'informazione è ovunque, l'abbiamo detto in molti, e cresce in maniera esponenziale, prende nuove forme, è usata e riusata, e questo è un tema con cui noi archivisti abbiamo difficoltà a confrontarci. Quindi qual è la proposta che viene e che secondo me ci impegnerà a ripensare anche la funzione dell'archivista? Il confronto con questo nuovo panorama dell'informazione è quella appunto di avere l'archivista che sin dall'origine crea e progetta un sistema di gestione dei documenti, delle informazioni, dei dati, che abbia già quei requisiti per garantire l'accesso sostenibile, o meglio, la permanenza, la sostenibilità e l'accessibilità delle informazioni a valle. E quindi è proprio un cambio di passo, laddove che ci è un po' reso necessario dalla motivazione che viene espressa anche nel documento. Noi adesso non sappiamo quali sono le informazioni, cioè le trasformazioni del contesto digitale, appunto dell'informazione, e soprattutto non possiamo, proprio perché siamo archivisti, pensare di poter poi correggere col senno del poi il modo in cui si sono strutturate le informazioni. Allora la sfida diventa questa: essere soggetti, diciamo, promotori del cambiamento e attivarci per essere già mediatori di un modello di gestione dell'informazione, quindi non solo dei documenti, che crei già i presupposti per quelle caratteristiche di appunto permanenza, sostenibilità, accessibilità e sostanzialmente per la libertà di accesso all'informazione. Allora, io vi ringrazio moltissimo, ringrazio i relatori e ringrazio quelli che sono rimasti fino alla fine. Credo che non abbiamo tempo per le domande perché abbiamo esaurito il tempo. Vi ringrazio ancora, tutti i materiali sono disponibili online sul nostro canale YouTube, quindi chi vuole ripercorrere cose che ha perso in qualche modo li può trovare lì. Grazie ancora e a domani.